Ciao a tutti, siamo Perseo e Ioanna e siamo qua per presentarvi un cantautore decisamente interessante, vero Ioanna? Certamente. Benissimo, allora Ioanna, per dire certamente, ha impiegato 6 mesi. Direi più 10 che 6. Benissimo, insomma si è impegnata molto su questo. Allora, cari amici, care amiche, signori e signore, ragazzi e ragazze, bambini e bambine, vi presentiamo un cantautore eccezionale, ovvero Meg Rose. It's not a fantasy. I've been suffering too much for you since the day when you said I don't want to see you again. I suffer love and peace. Don't go away. Don't let me can help me to hold the love, so it's together can't even fly towards the clouds. Stay with me, we together can forever keep a love in love. We together can lose this hope. If you love me, darling, our love is deeper than the sky. Benissimo, sono qua con un gruppo di amici e di amiche i quali vogliono, diciamo, porre delle domande al cantautore Meg Rose. Benissimo, allora Simone Lao, Master Reiki e Cartomante, vuoi porre una domanda al cantautore Meg Rose? Sì, certo. Io volevo sapere che genere di cantante ti definisci, di cantautore? Mi definisco un cantautore romantico, però anche con un'altra anima, che è quella New Age. E quindi un compositore e un pianista New Age nello stesso tempo. Allora, per quanto riguarda l'aspetto New Age, se qualcuno fosse interessato, se qualcuno volesse sapere qual è la concezione della New Age che ha Meg Rose, dunque esiste questo libro che è in vendita in tutte le edicole, in tutte le librerie, Gli Astri ci dicono, edito dalla Erga, e questo è, diciamo, un punto molto interessante per quanto conosce la personalità di Meg Rose. Chi vuole formulare un'altra domanda a Meg Rose? Io intanto mi presento, sono Luigi, sono un attore dialettale del gruppo teatrale San Fruttuoso. Vorrei appunto chiedere a Meg Rose, tanto che si occupa di musica. È una decina d'anni praticamente. Abbiamo anche un'operatrice PC che vuole porre una domanda a Meg Rose. Sì, la domanda che volevo fare io a Meg Rose è questa: i testi delle tue canzoni sono tutti tuoi? In genere sì. Perseo, Ioanna e Meg Rose e noi
vi salutano e vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Ciao! Ciao.